documento pubblicato dalla Congregazione per i Vescovi del 2004, Apostolorum Successores, che è il direttorio per il Ministero Pastorale dei Vescovi. Lì si spiega chi è il Vescovo e quali sono i suoi munera, i suoi compiti, possiamo dire mansioni, in seno alla Chiesa particolare che governa. Appunto questo documento della Congregazione per i Vescovi parla del Vescovo nel mistero della Chiesa, in un contesto appunto che è misterioso, che è divino, parte umana ma parte divina. E poi, quando parla delle Chiese particolari, ci dice che il popolo di Dio non è solo una comunità di genti diverse, ma si compone anche di diverse parti, tutte unite attorno a un principio e fondamento visibile di unità che è appunto il Vescovo. Allora io comincerei, ma ricominciamo dal padrone di casa, Arcivescovo Mario. Se qualcuno le chiedesse com'è la sua diocesi, di presentare velocemente la sua diocesi, qualche pennellata, cosa risponderebbe? Ma la risposta è facile, perché è la diocesi migliore del mondo, come tutti sanno, e quindi ha tutti i tratti della bellezza, della storia, della ricchezza, della tradizione, della radicamento dei costumi della tradizione cristiana, della santità di tanti santi beati riconosciuti dalla Chiesa e della santità popolare. È una Chiesa che ha dato al mondo tante vocazioni, quindi che ha, da questa Chiesa sono partite, sono nate tanti preti che sono andati in missione, tante suore che sono andate in istituti secolari. È una Chiesa dove il tema della cultura è espresso in particolare dall'Università Cattolica, che è stata creata più di 100 anni fa proprio con questo impegno a creare una classe dirigente colta, capace di affrontare le sfide del tempo. Ecco, io direi che è appunto, come non voglio annoiare, per dire che è la Chiesa, la diocesi più bella, più grande di tutto il mondo. Ecco, questo lo sanno tutti. Invece quello che non sanno, quello che mi piace mettere in evidenza, è una Chiesa che sente di abitare in un contesto in cui è sentita come antipatica. Cioè la Chiesa fa tante cose, è molto impegnata, è molto capillare, ecco, non sto a dire queste cose che i milanesi sanno, ecco, ma invece questo tema è veramente provocatorio per me e per noi tutti. Cioè noi viviamo in un contesto in cui la gente sembra che possa fare a meno di Dio, che possa fare a meno di Gesù, che possa fare a meno della speranza della risurrezione. E quindi ecco la Chiesa, cioè per cui la Chiesa è presente, è molto apprezzata perché fa molte cose, perché praticamente per ogni bisogno, per ogni emergenza la Chiesa c'è, la comunità cristiana, i volontari, la Caritas, tantissime, veramente una cosa meravigliosa. Però sembra quasi che il contesto in cui viviamo dica: ah bene, meno male che c'è la Caritas, meno male che c'è l'oratorio, meno male. Ma quando poi si dice sì, però noi siamo qui per annunciare Gesù risorto, e allora dico beh, questo sì, va bene, insomma è una cosa che ascolteremo un'altra volta. Ecco, il contesto secolarizzato non è soltanto indifferente, ma ha una specie di fastidio verso la proclamazione del Vangelo, e quindi ecco, questo è un tratto, non so se sia inedito, nel senso che è tipico un po' di questo tempo, o è, ecco, però questo è un tratto, è la Chiesa nel suo insegnamento, quando arriva al cuore
della sua missione è antipatica, la gente si sente un certo fastidio. Questo è un altro tratto. Un'ultima cosa che voglio dire è una Chiesa che, secondo me, avverte una specie di stanchezza, come se il roveto ardente che custodisce, perché custodisce il mistero della risurrezione, della Pasqua di Gesù, però insomma è come se per i cristiani questo fosse un po' come appannato, ecco, come un tesoro bellissimo, un oro prezioso, ma su cui si è depositata la polvere. E quindi anche i cristiani, anche noi, sentiamo una certa fatica a dire in che cosa crediamo. La missione, cioè quello che Gesù ci ha affidato come compito, risulta essere un imbarazzo più che un ardore. Ecco, questo che vorrei dire. Cioè il desiderio di annunciare il Vangelo si ferma dentro la cerchia di coloro che presumibilmente l'hanno già sentito e presumibilmente l'hanno già assimilato o lo danno per scontato. Ecco, quindi io voglio mettere in evidenza questi due aspetti che sono che non fanno perdere di vista la bellezza e l'attività e lo zelo, però questi due aspetti, ecco, se devo dire qualcosa di attuale, metterei in evidenza tutto questo, cioè una Chiesa in un contesto in cui è considerata antipatica e una Chiesa che vive un certo appannarsi dell'ardore. Ecco. Impressioni che non sono scritte in nessun documento, ecco. Una Chiesa antipatica, ma una Chiesa anche che è secolarizzata, dove c'è un po' di polvere. Invece, Cardinale Pierbattista, cosa troviamo, come potrebbe definire lei? Dunque, io non posso arguire con Sua Eccellenza se Milano è la Chiesa più bella del mondo, ma penso nessuno potrà arguire sul fatto che la Chiesa di Gerusalemme è la più complicata al mondo. Innanzitutto l'estensione geografica, che copre 4 paesi diversi: Giordania, Israele, Palestina e Cipro, quindi realtà molto diverse l'una dall'altra. Lingue diverse: l'arabo è la lingua più parlata nella nostra Chiesa, circa il 60%, ma abbiamo anche l'ebraico, l'inglese, il greco e ultimamente anche il turco. Quindi non abbiamo mai una lingua in comune nelle nostre assemblee, nelle nostre liturgie. Abbiamo sempre 2 lingue, abbiamo sempre bisogno di traduzione e a volte, quando non riusciamo nelle liturgie, facciamo tutto in latino per essere tutti uguali, perché nessuno lo capisce così. Per dire, insomma, ecco, un altro aspetto della nostra Chiesa è che è una Chiesa minoritaria. I cristiani sono l'1%, i cattolici lo 0,5%. Quindi ed essere minoritario ha con tutte le sue conseguenze costitutivo della nostra identità. Quindi il dialogo con le altre chiese per noi non è un aspetto secondario, è costitutivo. 90% delle famiglie cristiane è misto, cattolici e ortodossi, sono sposati tra loro, quindi non è un lusso dialogare con le altre chiese, ma è una necessità innanzitutto pastorale, imprescindibile. E così anche il dialogo interreligioso: siamo una chiesa minoritaria perché la maggioranza della popolazione è o ebraica in Israele o islamica negli altri paesi, quindi il rapporto con gli stati è anche il rapporto con le altre religioni, che sono religioni minoritarie, esattamente il contrario di quello che è qui, anche se qui mi pare che le cose stiano cambiando moltissimo. È una chiesa piena di contraddizioni anche, siamo il cuore del mondo, perché il cristianesimo è nato lì, ma siamo anche periferia, per tante ragioni, ragioni economiche, ragioni politiche e così via. Siamo anche un crocevia politico, sociale, geopolitico complicato. Soltanto la Giordania
è l'unico paese nella nostra diocesi che ha i confini riconosciuti da tutti. Tutti gli altri paesi, Cipro, Israele e Palestina, sono ancora in attesa della definizione dei loro confini. Quindi noi non riusciamo mai a fare, ad esempio, una assemblea diocesana. Impossibile. La Chiesa, siamo la Chiesa di Gerusalemme, ma il 90% dei nostri fedeli non può andare a Gerusalemme. Quindi anche noi siamo, dunque, essere politicamente e anche socialmente irrilevante è parte integrante della nostra Chiesa, dal punto di vista umano irrilevante, poi nello spirito le cose sono molto diverse. Anche noi su questo siamo simili a Milano, diamo fastidio. Diamo fastidio non per le, anche noi, non per le nostre opere, ma dà fastidio parlare di risurrezione, o sentire parlare di risurrezione e tutto ciò che ha a che fare con questa religione che da molti, pur essendo originaria monoteista, eccetera, è considerata un po' esotica, un po' strana e così via. Ecco. Ecco, tutte queste cose insieme fanno della nostra Chiesa la Chiesa anche dei luoghi santi, la Chiesa che ha come che è composta dalla realtà locale palestinese, israeliana, giordana e cipriota, radicata, quindi rooted there, con le radici lì, ma anche la Chiesa dei luoghi santi, la Chiesa dei pellegrinaggi. Quindi siamo all'1% della popolazione, ma abbiamo milioni quando non ci sono conflitti o pandemie o che sia eccetera, ma abbiamo milioni di persone cristiane che vengono per attingere alle sorgenti della propria fede, proprio là dove la nostra fede sembra essere così irrilevante. Insomma, è un luogo pieno di contraddizioni, che proprio per questo però, allo stesso tempo però, è un luogo dove la vocazione della Chiesa trova forse l'espressione, dove la Chiesa, diciamo così, è chiamata ad esprimere in maniera più chiara e limpida possibile la sua vocazione, la vocazione di essere dunque non necessariamente potente, ma di essere significativa, cioè di avere qualcosa di bello e di grande da dire, anche se noi non siamo grandi, e di testimoniare, insomma, dentro questo contesto multiculturale, multireligioso, multiconflittuale, ecco, cosa significa essere cristiani ed esprimere il modo cristiano di stare dentro quella terra che è benedetta, ma anche che è una ferita profonda nella vita del mondo. Quindi bellezza, complessità, ma soprattutto ho sottolineato dar fastidio. Lo faceva già Gesù e San Paolo ce lo ricorda anche nelle sue lettere. Sicuramente l'evangelizzazione è sempre appunto un elemento che è un segno dei tempi, che è un messaggio difficile da accettare e da capire. Invece, insomma, questo documento, questo direttorio sulla figura del Vescovo, lascia, mi pare, in modo molto, molto chiaro che il Vescovo è principio di unità nella diocesi. E poi anche sempre parlando del Vescovo nel mistero inserito in seno al mistero della Chiesa, il documento parla della Chiesa missionaria, questo compito che ha, questa missione di annunziare e propagare il regno di Dio dappertutto. Allora magari facciamo al rovescio adesso, Cardinale Pierbattista, nella sua Chiesa particolare come si fa per essere sempre missionario, ecco? Dunque, bisogna intendersi sul significato delle parole. La parola missione in Medio Oriente in generale è una parola tabù che non si può usare, perché missione viene confusa con proselitismo, che è proibito anche per legge. Non si può proselitizzare, non so, ecco, fare proselitismo. Per cui cerchiamo sempre di usare altre terminologie per non essere fraintesi e non essere anche confusi con le varie sette evangeliche che invece fanno una forte attività di proselitismo, anche se riescono a avere più successo con le chiese tradizionali che con le altre religioni.
quindi siamo noi le prime vittime, insomma, di queste attività. Detto questo, dunque, la chiesa di Terra Santa è una chiesa molto estroversa. Noi siamo, dicevo, l'1% della popolazione, ma quello che è tipico della presenza cristiana è che non troverete mai una chiesa, un campanile, accanto al quale non ci sia un ospedale, una scuola, un asilo, una casa per anziani, una casa per disabili, un luogo di cura. Ecco, e dove è spesso aperto, non spesso, sempre, aperto a tutti, senza distinzione di lingua, popolo, razza e nazione e religione. Per cui il primo modo per essere missionari è quello di, per la nostra Chiesa, essere missionari nel senso di essere una presenza di testimonianza. La parola testimonianza è più facile che non missionare. È quello di essere attenti alla realtà del territorio nel quale ci troviamo, ascoltare il territorio, i bisogni, soprattutto le povertà, dal punto di vista umano, sociale e così via, nella quale tutti si riconoscono. Ecco, questa è la prima cosa. Il cristianesimo, prima di essere una religione, è uno stile di vita, un modo di stare nel mondo. Ecco, il nostro modo di stare interessante è quello di ascoltare i vari bisogni, le varie realtà. Poi, se lo facciamo bene, lo facciamo male, o potremmo fare in maniera diversa, più aggiornata, tutto quello che volete, ma si sa che la Chiesa arriva sempre con l'ultimo treno, mai col primo, quindi siamo sempre... Però questa attenzione c'è sempre stata e c'è ancora oggi. Questa è la prima cosa. E poi, ecco, se la domanda riguarda le conversioni sono sempre molto poche. E nella mia esperienza devo dire la Chiesa non fa proselitismo diretto, però se uno vuole chiedere chi è Gesù, noi non possiamo non rispondere. Ecco, ed è sempre un'esperienza molto bella e molto affascinante, e che aiuta anche noi quando ci sono queste persone che hanno incontrato il Signore, che vogliono, hanno incontrato Gesù e vogliono fare proprio il passaggio reale nella vita della Chiesa, e sempre scopri come nonostante noi Gesù continua a parlare, continua a parlare ed essere, fare sentire la sua voce, e vedere come le persone cambiano quando hanno incontrato il Signore. Ecco, qui, per cui ecco, non, la nostra preoccupazione non è quella di fare proseliti, ecco, ma di essere presenti con il nostro stile di vita, ecco, anche se non possiamo annunciare direttamente che Gesù è il Signore, dire con la vita che Gesù è il Signore. Io ricordo sempre cosa mi disse un frate molti anni fa, che adesso è morto. Dice, noi ci sono luoghi dove non è bene portare la croce perché è complicato, insomma, dà fastidio. Ecco. Però nessuno ti può impedire di vivere ciò che la croce significa, dunque dare la vita per amore. Missione come testimonianza, come stile di vita. Arcivescovo Mario, la missione in diocesi ambrosiana. La missione, come dice la parola, è obbedienza al comando di Gesù, che dice andate, annunciate e fate discepoli tutti i popoli. E io, per descrivere la missione in diocesi di Milano, utilizzo una schema che forse è un po' riduttivo, ma che mi serve almeno a me per avere uno schema, ecco, che mi dà ordine al pensiero. E io ritengo che la Chiesa di Milano è missionaria, vive la missione come attrattiva, cioè quello che la Chiesa fa, quello che la Chiesa propone risulta attraente, cioè c'è gente, celebrare la messa per esempio è attraente, c'è tanta gente che dice io sento che devo andare a messa, e le nostre messe,
magari non tutte sono ugualmente curate, quindi però questo è un modo di essere missionari, di fare in modo che la celebrazione dell'Eucaristia, l'attività educativa, l'attività caritativa, l'attività assistenziale, l'attività culturale, perché appunto qui a Milano la Chiesa è esuberante di iniziative, sono attraenti. E sono attraenti per molti che dicono, ecco, in questa età bisogna che tu faccia la prima comunione, che tu faccia la cresima. Ora questo qualche volta viene interpretato come un'inerzia del costume, e io invece ritengo che al fondo anche di una, diciamo, di una richiesta dei sacramenti magari non ben argomentata, non viene da una fede proprio viva, però c'è l'intuizione di dire nella mia vita, nella vita dei miei figli c'è bisogno di Dio, per questo che lo battezzo, per questo che lo propongo per la prima, eccetera, eccetera. E poi anche l'oratorio è attraente, cioè i genitori mandano volentieri i ragazzi all'oratorio, poi le scuole paritarie sono attraenti, i genitori ritengono che sia una cosa buona l'educazione che le scuole cattoliche offrono. Ecco, l'attrattiva, questa attrattiva è forse la forma più tradizionale di missione della Chiesa nel territorio di Milano. E quindi anche l'attività delle carità, anche insomma tutto quello che c'è, una cosa che è attrattiva, cioè convince la gente ad avvicinare la Chiesa. Come dicevo prima, spesso questo avvicinarsi può essere anche ambiguo, cioè mi pare che l'educazione che danno a scuola, all'oratorio, negli scout, in tutte le varie manifestazioni è cosa buona. Che poi questa educazione abbia al centro il mistero di Gesù, vabbè, questo vediamo, poi ciascuno prenderà quel che vuole. Però ecco, vorrei dire dell'attrattiva, su questo mi pare che si deve riconoscere che per quanto appunto qualche volta si avverte un po' di polvere sullo splendore, però molta gente fa riferimento alla Chiesa per questo, perché l'apprezza. E quello, e l'altra dinamica è quella dell'apostolato. L'attrattiva vuol dire c'è gente che viene attratta e viene, anche tanti, insomma un certo numero che chiedono il battesimo, no? Ogni anno celebriamo circa un centinaio di battesimi di adulti. La seconda dinamica invece è quella dell'apostolato, cioè il fatto che quelli che vanno a messa, per esprimermi in questo modo un po' banale, quando escono da messa parlano, testimoniano quello in cui credono, quindi vanno a lavorare, vanno a scuola, vanno all'ospedale, vanno in vacanza e lì, essendo andati a messa, portano il segno, lo stile, la parola che hanno ascoltato. Ecco, io credo che su questo punto siamo molto invece timidi in questo momento, perché è chiaro che non si tratta di andare in ufficio a fare il catechismo, non si tratta di un proselitismo, no, sul modello delle sette evangeliche, si tratta invece di mostrare come il Vangelo è capace di interpretare e di dare senso alla vita scolastica, alla vita dell'ospedale, alla vita del mercato, eccetera. Ecco, su questo mi pare che siamo un po' timidi, per questo in questi anni abbiamo avviato questo che abbiamo chiamato il gruppo Barnaba, proprio perché a Cipro, nella diocesi di Cardinal Pizzaballa, ci hanno aiutati a valorizzare questo apostolo. Barnaba vuol dire quello che guarda in giro, va ad Antiochia e apprezza l'opera che Dio sta compiendo in un contesto di pagani, ecco. E quindi noi abbiamo detto il gruppo Barnaba è quello che va in giro e apprezza i segni del regno di Dio che sono presenti nel decanato, dove ecco il gruppo Barnaba, che ha poi come obiettivo di costituire l'assemblea sinodale decanale, cioè un gruppo che raduna diverse tipi di vocazioni, laici, consacrati, eccetera, per proprio rispondere a questa domanda: come si fa ad annunciare il Vangelo là, cioè a scuola, là, cioè all'ospedale, là, eccetera, eccetera. Ecco, quindi, però, ecco, questo alcuni lo avvertono come un volontarismo un po'
ostico, ecco, cioè non, mentre quelli che lo fanno realmente, mi pare di capire, sono contenti, sono entusiasti, si stupiscono di quanto bene c'è in giro per Milano e per tutto il territorio della diocesi, in generale però sembra quasi di mettere in piedi una struttura ulteriore, mentre invece il senso che il Consiglio Pastorale Diocesano e tanti laici da tutte le parti condividono è questo: dobbiamo essere testimoni, dobbiamo essere missionari, apostoli, qualunque sia il linguaggio, però è necessario trovare il linguaggio, il modo, lo stile, perché questa città, questa terra è disperata, non guarda il futuro come a una minaccia. E noi dobbiamo dire che invece c'è una speranza proprio perché Gesù è risorto. Però questo non è che lo si può fare dicendo vado in ufficio e dico Gesù è risorto, perché mi rendo ridicolo. E quindi come si fa? E non lo sappiamo. E perciò stiamo cercando di impararlo. Siamo entrati nel vivo dell'argomento, descrivendo i nostri contesti ecclesiali e poi parlando un po' della missione. Una domanda velocissima, per il Vescovo di Milano, quali sono le 2-3 sfide che le stanno a cuore? Ah, il Vescovo di Milano, sapete, praticamente lui non fa niente, cioè non è che sta lì troppo, perché il Vescovo di Milano non è come il Patriarca di Gerusalemme, cioè il Vescovo di Milano ha un tale gruppo di collaboratori, di preti, di laici, che quando ha un problema, quando ha una sfida, chiama uno e gli dice guarda, fai tu quella roba lì, ecco, quindi io dopo non ci penso più, per questo è una vita tranquilla, quindi no, saprei dire le sfide principali, non, insomma io penso che le sfide non sono rivolte al Vescovo ma sono rivolte alla Chiesa, sono molto diversificate a seconda degli ambienti, però quelle due cose che ho detto, cioè, due cose mi sembrano fondamentali, ecco, ma non so se si possono chiamare veramente sfide. La prima è questo tema della speranza. Cioè viviamo in una società che guarda il futuro, che corre, ma non sa verso dove. La speranza, mi pare che molta gente oggi, appunto parlare di Gesù risorto è una cosa che infastidisce. Parliamo di quanti siamo, di quanto rende questo investimento, di quanto eccetera, eccetera. La speranza. E l'altro aspetto che mi sembra una sfida, forse una sfida o comunque una provocazione molto importante, è il senso della vita. Cioè i cristiani dicono noi viviamo di una vita ricevuta, cioè la nostra vita è una chiamata alla vita. E invece questo è una cosa estranea alla mentalità contemporanea. Ecco, questi due aspetti che chiamiamo un po' così schematicamente vita come vocazione e futuro come dimora della speranza, ecco, sono le cose che secondo me rappresentano un nucleo di tante questioni che forse dovremmo affrontare. Però, come dico, i miei collaboratori ne sanno molta di più, ecco, quindi non... Se dobbiamo chiedere a tutti i collaboratori dell'Arcivescovo, finiremo la settimana prossima. Domanda di senso o speranza invece a Gerusalemme? Beh, io non ho tutti i collaboratori che ha a Milano, quindi la prima sfida, velocemente quindi, è l'unità, la prima. Unità innanzitutto all'interno della nostra Chiesa, perché ai confini ci sono degli elementi oggettivi esterni, come ad esempio i confini che non ti consentono di vivere, di incontrarsi, di conoscersi, di crescere. I Giordani, ci sono la maggioranza dei Giordani non è mai stata in Terra Santa, la maggioranza degli israeliani also non è stata in Giordania e così via. Per cui sentirsi parte di un'unica Chiesa da noi non è così immediato e spontaneo, è sempre un frutto di un'operazione, di un cammino che si deve fare. E poi questo l'unità anche con le altre chiese e così via. Siamo una chiesa, questa è la prima cosa, siamo una chiesa che da sempre
vive dentro un conflitto sociale, politico e religioso che non può non interrogare anche la vita delle nostre comunità. Come stare dentro questo conflitto, le divisioni che crea questo conflitto. Esemplifico, noi abbiamo un migliaio di cristiani che sono a Gaza sotto le bombe o sotto diciamo, la pressione dell'esercito israeliano, ma abbiamo anche soldati nell'esercito israeliano che sono a Gaza a fare pressione anche sui nostri cristiani. Entrambi sono parte del mio gregge ed entrambi vogliono che il vescovo sia la loro voce. Quindi l'unità dentro questa realtà di conflitto non è così immediata e spontanea, ha bisogno di essere elaborata. Dunque le parole giustizia e perdono non sono astrazioni per noi. Giustizia, il perdono è il cuore della vita della fede cristiana, ma anche una fatica reale dentro la vita della nostra, anche della nostra comunità cristiana, ma anche la testimonianza principale che possiamo dare. E poi da ultimo la fiducia. Stiamo vivendo da tanto tempo, ma soprattutto con questo conflitto che ha tarpato le ali a tantissime prospettive, ed è molto difficile oggi credere che si possa costruire qualcosa insieme, si possa costruire delle prospettive reali di fiducia per il futuro e così via. Ecco, tutte queste sono, credo, in questo momento le sfide principali che ci troviamo di fronte, soprattutto come Chiesa. Molto breve, sono temi molto ampi che richiederebbero tempo, ma diciamo brevemente questi sono i punti. Rifacciamo un passo in avanti, andiamo dal macro contesto al micro contesto. Allora, il tema della nostra serata è la vita cristiana. Allora io vorrei rivolgermi a voi per chiedervi di magari descrivere, ma velocemente, prendete qui il tempo perché ci interessa, come vivono i fedeli cristiani nelle vostre chiese, nelle nostre, queste due carissime realtà ecclesiali. Dice il documento sempre che utilizziamo per la serata di oggi, Apostolorum Successores, che i fedeli laici sono chiamati a una vocazione universale alla santità e poi che sono anche chiamati, hanno l'onore e il compito, dice questo documento, di diffondere il messaggio cristiano con l'esempio della parola e così via. Cardinale Pierbattista, come vivono i fedeli cristiani nella sua diocesi? Non so se posso permettermi di dire, è una domanda un po' generale, quindi è molto difficile. Come vivono la vocazione alla santità? Ecco. Beh, la prima domanda è riuscire a vivere. Siamo in un momento molto, molto complesso e molto difficile. Diciamo che essere cristiani in Medio Oriente, in Terra Santa, nel contesto che ho detto prima, minoritario e così via, non è mai scontato, non è mai semplice, ed sei chiamato ogni volta a rendere ragione della tua fede, della diversità. Voglio dire, esemplifico, Natale e Pasqua sono giorni lavorativi, domenica è giorno lavorativo, quindi chiedere di stare a casa nel giorno della tua festa cristiana non è così scontato e immediato, non è così semplice, sono cose semplici e banali, insomma. Ecco. Da un lato la nostra comunità è molto fiera di essere cristiana, sono molto orgogliosi di essere cristiani. Ricordo nel 2015, quando ci fu a Ninive, nella spianata, siamo in Iraq, l'invasione dello Stato islamico, i cristiani furono costretti a scegliere o farsi musulmani o andarsene, e se ne sono andati tutti, hanno perso tutto, casa, lavoro, ogni qualsiasi cosa, ma non hanno rinunciato alla loro identità, al loro essere cristiano. E questo vale anche in Terra Santa. Abbiamo tantissimi problemi, siamo una chiesa piccola, con soltanto, per dire, cosa c'è nella pentola, lo sa il mestolo, ecco, quindi sono tanti i problemi all'interno della Chiesa, ecco, però c'è una certa fierezza di essere cristiani. C'è bisogno di andare poi più a fondo, non basta essere orgogliosi di essere cristiani, di essere, dunque, di custodire la propria diversità, ma anche di capire a fondo
in cosa consiste la testimonianza cristiana, quindi il perdono, dare una, come dire, una colore cristiano, se si può usare questa espressione, alle parole di giustizia, di perdono, di fraternità, insomma, perché c'è un modo cristiano di viverla. Ecco, e questo non è mai, ripeto, immediato, perché ha sempre dei costi molto alti, però tutto questo si trova, insomma, ci sono, è bello, insomma, vedere questa comunità. Porto l'esempio della comunità di Gaza, della comunità cristiana di Gaza, sono quattro gatti, sono un migliaio di persone su 2 milioni di persone, su 2 milioni. È la comunità in assoluto che si lamenta di meno. Hanno tutti i diritti di lamentarsi di tutto, perché sono veramente privati di tutto, ma è quella che si lamenta di meno, che è una delle, perché grazie nella Chiesa è una parola rara, ecco, è quella che ringrazia, anche perché sono anche molto sostenuti, siamo molto vicini a loro. Poche settimane fa, perché sono in una zona dove l'esercito richiede continuamente di essere, nella zona nord di Gaza, dovrebbero essere evacuati, ma non vogliono andare via, anche perché non sanno dove andare, non c'è posto dove andare. E comunque ogni volta che l'esercito chiede di evacuare, per correttezza, perché non spetta, non sono io a dover dire cosa devono fare loro, sono loro che devono decidere, è della loro vita che si parla. In chiesa, attraverso il viceparroco che è presente, si dice: guardate, l'esercito vuole che voi andate via, cosa volete fare? Quello che voi deciderete, noi sosterremo, troveremo il modo di farlo. Continuamente dicono sempre: noi non vogliamo andare perché non vogliamo partire, non siamo contenti, ma non vogliamo partire perché non sappiamo dove andare. Uno dei termini delle operazioni, insomma, di questo conflitto è il diluvio. I palestinesi, Hamas soprattutto, chiama l'operazione di Gaza il diluvio di Al-Aqsa. E alcuni cristiani hanno detto, quando si sono stancati di ripetere sempre noi non vogliamo partire, dice: noi in questo diluvio vogliamo essere l'arca di Noè. Ecco, per dire, ecco come vivono, c'è di tutto sicuramente, però essere sempre minoritari ed essere costretti a rendere ragione della tua fede ti costringe anche a fare delle scelte ed essere chiari nelle proprie scelte. E questo forse ed è la differenza che abbiamo forse con Milano, dove a Milano c'è forse più indifferenza, quindi sei meno stimolato a rendere ragione della tua, forse lo sai in maniera diversa, non lo so, me lo direte voi, ma questa situazione ci costringono sempre a dare risposte chiare e concrete alle ragioni della nostra fede. Invece la vita dei cristiani a Milano. Ma la vita dei cristiani a Milano è una cosa stupefacente, ecco, una cosa che veramente riempie di meraviglia. Bisogna un po' distinguere. Perché... Sua eccellenza, lo interrompo, sta imparando il Medio Oriente, la enfasi. No, forse posso insegnarlo io al Medio Oriente, la enfasi, che sono abbastanza capace, ecco, diciamo. No, però non c'è tanto da ridere, la vita dei cristiani a Milano è una vita meravigliosa, bisogna distinguere tra quelli che poi la prendono sul serio e quelli che, perché qui evidentemente la maggioranza sono battezzati, quindi sono tutti cristiani, ecco, però effettivamente alcuni non, però quelli che invece sentono di essere cristiani sono, cioè, e qui la cosa meravigliosa è che la gente vive cercando di far del bene, e fare il bene è faticoso, cioè è veramente straordinario. Io penso alle mamme, ai papà che hanno i bambini, che hanno anche i nonni da curare, che hanno il lavoro, e lo fanno bene, cioè è una cosa straordinaria. Voi, forse voi sarete tutti degli anticristi, però siete cristiani presumibilmente, e la vostra vita è impegnativa, eppure la si fa, e la si fa bene. Questo io che io sono sempre stupito di questo, cioè chi tira grande un bambino, un adolescente, e magari con tutte le fragilità, non è che sto dicendo va bene, però la vita
Per questo che io qualche volta ho l'impressione che dobbiamo vigilare sul fare sull'aggiungere degli impegni, sul dire tu sei cristiano, bene, allora devi fare bravo papà, brava mamma, bravo marito, brava moglie, bravo figlio, bravo nipote, e poi in più devi fare qualcos'altro, devi, come una sorta che la pratica cristiana sia quasi un po' una cosa che si aggiunge sulle spalle di persone che già faticano per tirare avanti una vita buona. Quindi questo è un aspetto stupefacente, di quanta gente buona, generosa, che vive l'ordinario come uno splendore. La seconda cosa che è stupefacente qui è quanti volontari si dedicano al servizio degli altri. Qualunque parrocchia io vado, sono le strutture classiche, no? Cioè la chiesa, l'oratorio, eventualmente la scuola. Ma dentro l'oratorio, dentro la scuola, dappertutto dove vado dico, qui c'è un doposcuola per chi non fa fatica, qui c'è una scuola di italiano per stranieri, qui c'è il gruppo che va a trovare i malati, qui c'è il posto dove si distribuiscono i viveri, per chi, il sacco viveri per tutti, italiani, musulmani, stranieri, tutti. Quante cose, cioè io sono stupefatto di quanto bene si fa a Milano. Ecco, questo bisogna dare atto. Che cos'è che invece io trovo che manca, almeno in parte, ecco, è che ho l'impressione, cioè colgo come se mancasse la gioia. Ecco, noi facciamo delle cose meravigliose e invece siamo al contrario di quelli di Gaza. Noi ci lamentiamo sempre, cioè qui è obbligatorio, io ho fatto un decreto che è proibito lamentarsi, ma non c'è verso, nessuno obbedisce al vescovo in questa città, si lamentano di tutto e dicono prima eravamo di più, adesso siamo di meno, e prima eravamo giovani e adesso siamo vecchi, cosa pretendete, cioè non è che si può, ecco. Però questo grigiore che dico, questa polvere che si è depositata sullo splendore, credo si possa identificare con la mancanza di gioia, mancanza, insomma, con la poca gioia che c'è. Ecco, quindi forse perché c'è questa transizione che fa capire a noi che non siamo tanti, non siamo tutti, non siamo pieni di giovani ardenti di desiderio di prendere il nostro posto, e quindi abbiamo tanti motivi di preoccupazione, questo io non lo nego, però io credo che il Signore ci dà la gioia quando compiamo le sue opere, quando ascoltiamo la sua parola. Ecco, questo è come vivono i cristiani. Però poi, appunto, come anche diceva il cardinale, bisogna distinguere molto, ecco, quindi però mi limiterei a questo, ecco, si fa del gran bene, lo si fa bene e non c'è tanta gioia, ecco. Anche il cardinale, l'arcivescovo, sono cristiani perché battezzati, no? Dunque una domanda un po' più, come direi io, consentitemi, un po' più personale. Potete condividere con noi un'esperienza, un brano della Bibbia che ispira particolarmente la vostra vocazione al servizio della Chiesa? Questo direttorio, ecco, sul Vescovo dice che il Vescovo deve comportarsi come colui che presta servizio, ecco, il buon pastore che è pronto a dare la sua vita per le pecore. Allora, ditemi un'esperienza di vita magari vocazionale, oppure, non lo so, da quando siete Vescovi, che vorreste condividere con noi, magari Arcivescovo Mario. Talmente difficile scegliere, quindi io oggi ho fatto il funerale di un prete, un prete, ecco, per esempio questo è un prete
è morto a 71 anni, è morto per un tumore al cervello, e è un prete che a un certo punto ha vissuto una casa famiglia, ecco, era lì a Laveno, faceva il vicario della parrocchia di Laveno, però in casa aveva ospiti disabili oppure persone che non sapevano dove andare per un periodo, ecco, era lui, c'era una signora che faceva un po' la donna di casa, ecco, ora questo prete, io lo conosco, è di un paese vicino al mio, questo Don Ivano, e io l'ho visto nei suoi molti anni di prete, anche se è morto relativamente giovane, e questo, ecco, era un prete mite, che non aveva la pretesa di fare niente, cioè mite, era un prete sorridente, era un prete così, che pregava. Ora io penso che su 1000 e quanti preti ho io, circa 1600 più i religiosi, quindi facciamo 2000 preti, ecco, su 2000 preti io credo che circa 2500 sono così, cioè gente con caratteri difficili, facili, però ecco, c'è in giro dei preti, so anche i difetti dei preti, non è che io proprio non veda, però per esempio questo Don Ivano, ecco, io mi incanto a trovare uno che ha tutta la sua vita, per di più oltre che fare il prete, ha detto, ma la casa, lui faceva parte della comunità Giovanni XXIII e quindi aveva questo senso dell'ospitalità. Ma io dico, chissà quante altre cose potrei raccontare, questo è venuto in mente oggi perché oggi ho fatto il suo funerale, no? Quindi ho dovuto riflettere un po' sulla sua vita, però sono cose che mi edificano, ecco, quindi questa per esempio, ecco. Poi questa parola, ecco, io sono un po' allergico, adesso domando Venia, però sono un po' allergico a questo linguaggio dell'apostolorum successores che identifica il vescovo come pastore, ecco, che è molto comune nel magistero, ecco, quindi non voglio mica, però ecco, io siccome ho letto un libro in cui c'è scritto io sono il buon pastore e te Gesù, allora io sono un po' esitante, ecco, a dire che sono anch'io un pastore. E quindi, perché il pastore che dà la vita per le pecore, no? Questa cosa, mi sembra che sia meglio riservarlo a Gesù, ecco, può benissimo dirlo, non è che, però pastore mi sembra un po' eccessivo, ecco, io non mi sento un pastore perché non è che sono capace di guidare il gregge, di dire andiamo di qui invece che di là, perché c'è già Gesù che lo fa. Quindi io preferisco immaginare il vescovo come un servo dell'unità, ecco, uno che cerca di far sì che la Chiesa sia unita, ecco, questo tema così drammatico in Terra Santa, no? Di questa appartenenza plurima, di questa pluralità di lingue, di confini complicati, naturalmente qui non è così, è molto più semplice. E però ecco, io penso che il mio compito sia quello di dire noi siamo un cuor solo e un'anima sola, siamo diversi, siamo tanti, quindi è difficile anche conoscersi, però io sono così, penso che il vescovo sia a servizio dell'unità, del capire che siamo insieme, ecco, e che ci vogliamo bene, che questo è il primo segno che possiamo dare della nostra appartenenza a Gesù, ecco, quindi ecco, questo per dire, se vuoi sapere, una mia così esperienza spirituale. Grazie di questa testimonianza che edifica anche noi, evidentemente. Dunque, per me, allora, sono tante le cose che potrei dire, ma per essere breve, quello che mi colpisce sempre e mi rincuora nel ministero, perché non è mai semplice, è molto complicato, ci sono tante tensioni, c'è un carico anche amministrativo molto, molto pesante che assorbe tante energie, ma quando vado nelle comunità, quasi tutti i fine settimana sono in una parrocchia, in una comunità, in una realtà pastorale, comunque, ecco, vedere la
incontrare la gente, ascoltare, vedere come una semplice visita, un semplice incontro, ascoltare sguardi, vedere anche, come diceva anche Sua Eccellenza, le tante cose che si fanno, è sempre un'esperienza confortante che mi dà energia, insomma, Ministro. Quando torno da una visita in una parrocchia, torno stanco, morto, ma anche rafforzato nel Ministero. Come dire, è un modo di rinnovare anche, come dire, la propria consegna a quella Chiesa. Dice, tante volte ti verrebbe voglia di dire, ma chi te lo fa fare? Ma poi quando torni a casa dici, ecco, perché ho incontrato quella donna, quel ragazzo, quella famiglia, così via. Per loro vale la pena, insomma, vale la pena di continuare a spendere la propria vita per questo. Invece il brano biblico che mi guida il mio servizio di pastore, no, servizio di servo dell'unità, sono gli ultimi capitoli dell'Apocalisse. L'ho già detto anche oggi, mi pare, o ieri, non so, perché un po' di cose le ripeto. Quando si parla di Gerusalemme, la Gerusalemme che scende dal cielo, Gerusalemme celeste, ma che scende dal cielo, è che è una bellissima immagine di quella che deve essere la vocazione della Chiesa. Molto brevemente, è una città, quella di Gerusalemme celeste, che scende dal cielo, due volte viene detto che scende, quindi si costituisce nel scendere dal cielo, prima di essere ancorata nella terra, che non ha il Tempio, ma al posto del Tempio c'è l'agnello. Ecco, e l'agnello è la Pasqua, e non c'è il sole, perché la luce viene dall'agnello, quindi è una città che vive nella luce pasquale, e che la luce non si vede, si vede perché c'è la luce. Dunque essere capace di avere uno sguardo pasquale sulla vita, uno sguardo redento sulla vita, sulle relazioni, sulla vita della città, nelle sue varie dinamiche. Penso che sia anche la vocazione molto bella della nostra Chiesa, insomma, ecco, è una città che ha le mura, ma le porte sempre aperte, perché le porte si chiudono quando scende il sole, ma nel momento che il sole non c'è, perché la luce è l'agnello, le porte sono sempre aperte. Quindi le mura di questa città non sono a difesa della città, quindi la comunità non erige le mura per difendersi, ma per definire. Non sono mura che definiscono l'appartenenza a coloro che vivono alla luce dell'agnello, ma non per difendersi da altri. Ed da quell'agnello scende il fiume di acqua viva che guarisce le nazioni, tutte le nazioni. Quindi è una comunità chiamata non semplicemente a custodirsi, ma a guarire, quindi a portare insomma questo sguardo redento nella vita del mondo. Un capitolo interessante di questo documento ha come titolo La Chiesa nel mondo di oggi. Ci sono tante realtà e un'analisi un po' multidirezionale o poi prismatica di questo mondo. Prendiamo qualche elemento e chiediamo ai nostri ospiti oggi come vedono la Chiesa in un contesto multiculturale, plurireligioso, dove ci sono delle migrazioni dappertutto, il mercato volatilissimo, cambiamenti, incertezza. Ecco, come la Chiesa si adatta o si deve adattare, come deve fare per esistere e poi essere fedele alla sua identità? Cardinale Pierbattista. Enorme come domanda, ma qualche cosa, qualche dritta, qualche consiglio. Beh, la prima è difficile dare una risposta così sintetica a domande così complesse, che sono domande che tutti si fanno e così via. La prima cosa, dal mio punto di vista, è non avere paura. Io percepisco cambiamenti
tutti vedono i cambiamenti, come diceva anche Sua Eccellenza, stiamo invecchiando, i giovani non vengono nella Chiesa, le istituzioni non, sembrano troppo ingessate, che non parlano, insomma, la lista del Geremia di, o delle Lamentazioni è molto lunga ed è infinita. Ecco, la prima cosa è non avere paura dei cambiamenti, non avere paura perché la Chiesa non sono le nostre istituzioni, la Chiesa è Gesù Cristo, è compito del, se non saremo bravi noi ci sarà qualcun altro, comunque ho vinto il mondo, ha detto Gesù, ha detto ho vinto il mondo, quindi non avere paura, ecco, di perdere posizioni, di perdere qualcosa, anzi di per sé il cristianesimo vince quando perde, ecco, e quando in genere questa è la contraddizione della fede. Quindi la prima cosa direi di non avere paura delle sfide che ci sono, ecco, e poi l'altra cosa è importante custodire vivo nel proprio cuore, nella propria comunità, là dove siamo, insomma, quello che siamo, custodire la bellezza della nostra fede. Abbiamo qualcosa di bello da dire, abbiamo qualcosa di bello che abbiamo anche ricevuto dai nostri padri, dalla nostra storia qui a Milano, ma nel mondo, insomma, anche dal punto di vista culturale. Ecco, essere contenti e sapere custodire questa bellezza che abbiamo ricevuto, che non è nostra e che dobbiamo, ecco, l'altra cosa, e concludo, trovare, questo sì, la capacità di comunicare questo. Ecco, forse la nostra difficoltà oggi è che parliamo una lingua che ha bisogno di troppe traduzioni. Ecco, da un lato custodire la nostra diversità, cioè, c'è sempre il rischio, per quella scusa che dobbiamo parlare una lingua che gli altri capiscono, di diluirci. Non dobbiamo diluirci, custodire la nostra diversità, ma allo stesso tempo essere capaci di comunicare la nostra diversità. E questo però è una sfida che c'è in ogni generazione, in ogni tempo. Ecco, noi siamo a un periodo di transizione forse, dove certi modelli stanno finendo e i nuovi modelli ancora non sono così chiari. E si vede all'orizzonte qualcosa di diverso sicuramente, ecco, però è importante non avere paura e non temere, insomma, ecco, che il nostro mondo stia finendo. Sta finendo forse un modello, un modo di essere, ecco, ma Gesù Cristo è ieri, oggi e sempre, e da questo dobbiamo partire. Che noi di Milano ci tocca essere sempre avanti, perché essendo i migliori ci tocca, e quindi questo tema del tempo presente, noi abbiamo pensato, la Chiesa di Milano si è dato un anno per riflettere e per arrivare a definirsi Chiesa dalle genti. Ecco, abbiamo scritto appunto questo anche documento, Chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive, proprio come per dire che cosa è cambiato a Milano. Una cosa che è cambiata è appunto l'arrivare di gente da tutte le parti del mondo, e una volta si usava chiamarli stranieri, migranti, rifugiati, tutte queste parole che li definiscono come una specie di pericolo, oppure dei poveracci da aiutare, e invece i cristiani ritengono che siano fratelli, e quindi che la Chiesa di Milano è chiamata a cambiare
accogliendo tutte le genti. Chiesa dalle genti vuol dire che sul tema della immigrazione i cristiani non pongono avanti tutto, davanti agli occhi anzitutto il problema, il pericolo, la minaccia, ritengono, anche perché la maggior parte di queste persone che vengono da altri paesi sono cristiani, ecco, quindi non è che questo enfasi sull'Islam a Milano ha una sua ragione, perché il numero è consistente, però il maggior numero di immigrati sono della Romania, dall'est d'Europa, dal Sud America, quindi vabbè, comunque, però è per dire che è la Chiesa, non è la Chiesa che accoglie rimanendo uguale, dice: se voi volete essere cristiani a Milano, mi spiace per voi, dovete andare, venire in chiesa, imparare la nostra lingua, la nostra liturgia, i nostri costumi. Non è così, cioè lo scopo non è una integrazione, ma è un diventare un popolo che cammina e quindi si trasformano. Anche i cristiani milanesi di antica tradizione imparano qualcosa, imparano un altro modo di celebrare, e anche queste persone che vengono da altrove imparano un altro modo, quindi non è che rimane la chiesa filippina, che rimane filippina per l'eternità qui come un'isola dentro il cuore di Milano, ma la chiesa filippina contribuisce a costruire la chiesa dalle genti. Ecco, questa è la sfida che su questo punto, no? Che cos'è che è cambiato a Milano? È cambiato questo, che ci sono altri cristiani e costruiremo la chiesa dalle genti. Che cos'è che è cambiato a Milano? È cambiato che c'è un'aria, una specie di fierezza di essere la città dell'innovazione. Stanno costruendo Mind, cioè il luogo dove si concentrano le aziende che fanno ricerca, le facoltà scientifiche della statale, laboratori del futuro, che immaginano il futuro dell'uomo, della macchina. Ecco, e quindi la Chiesa cosa fa? Ecco, noi stiamo cercando di capire come possiamo essere presenti lì. Qual è la Chiesa che dobbiamo costruire a Mind? E questa è una sfida interessante. Cioè, come si fa a dare testimonianza, non diciamo nei paesi dove si vede, uno arriva lì e vede come sono fatti i nostri paesi, beh, si vede il campanile, la chiesa, e lì si sa che c'è un paese. Invece a Mind non c'è il campanile, non c'è la chiesa, no, spero che non riusciremo a costruire un luogo per pregare, certo, però è chiaramente l'urbanistica è stata progettata in un modo diverso, però lì noi dovremmo esserci. Ecco, quindi che cosa è cambiato? È questa città dell'innovazione, e la Chiesa deve immaginare come essere presente nell'innovazione, perché questa innovazione talvolta è contro l'uomo, no? Questo tema dell'intelligenza artificiale o della ricerca genetica, tutte quelle cose lì del futuro, dobbiamo dire sì, ma devono essere a servizio dell'uomo, non disumanizzare. Quindi anche lì, questo è il secondo capitolo del... E un terzo capitolo che mi sembra che ci sfidi molto è quello che dicevo prima, no? Cioè l'idea della disperazione. Cos'è che è cambiato a Milano? Che una volta, forse qualche decennio fa, si aveva l'impressione di dire avanti, avanti, il futuro è meglio del presente, avanti, avanti, domani sarà bello. Adesso evidentemente si è persa questo entusiasmo per il progresso e potremmo dire che si è persa l'anima, ecco, senza offendere nessuno. Però ecco, noi vogliamo scoprire invece la spiritualità. E proprio domani io presenterò questa cosa un po', vabbè, insomma è un evento, quindi non è che cambierà, però che si chiama Soul, cioè la Festival della Spiritualità, che è stato organizzato dalla Cattolica e dalla Diocesi con tanti eventi in giro, proprio per dire c'è un bisogno di spiritualità, ecco, cioè di ritrovare le ragioni più profonde per lavorare, per costruire, per disegnare, ragioni più profonde
del risultato, del guadagno, della fama, del... Ecco, quindi ecco, questi tre sono tre capitoli, così naturalmente essendo sempre avanti, siamo avanti anche nei problemi, quindi abbiamo, però questo lo diciamo in un'altra parte, perché non sta bene parlare male di noi stessi, no? Non è che... Quindi abbiamo quasi esaurito il nostro tempo, ci eravamo detti, ecco, fissati questa oretta di confronto. Piccola parentesi prima di porre l'ultima domanda, se qualcuno ha appunto qualche domanda che desidera rivolgere ai nostri ospiti, vi ricordo che ci sono i ragazzi che possono prendere le vostre domande, ce ne sono che sono arrivati sul sito e che posso utilizzare, ma insomma se qui tra di voi ce ne sono che vogliono fare una domanda, ricordate che potete farlo in questo modo, seguendo questa modalità o metodologia. Bene, allora ultima domanda, che ho visto che i miei ospiti preferiscono le domande piuttosto concrete, no che si trovano in difficoltà, per carità, ma insomma un'altra domanda, e questa sarà l'ultima, che mi pare che è anche un po' generale, ma siamo in un tempo appunto nel quale constatiamo violenza, guerra, incomprensione, divisione, popoli che lottano gli uni contro gli altri, e poi noi invece da cristiani abbiamo un messaggio che è veramente opposto, per non dire l'esatto opposto, che andrebbe anche bene come espressione. Allora, ultima domanda sulla giustizia, la pace appunto nel mondo, in particolare nelle nostre chiese, ecco, particolari sia a Milano sia a Gerusalemme, come il Vescovo può in prima persona dire, fare, anche denunciare quello che succede, che capita attorno a lui, e come anche noi cristiani possiamo essere un elemento di pace. Monsignore, Eccellenza. Beh, purtroppo credo che gli eventi che viviamo, insomma, in questi ultimi anni ci portano a una specie di sfiducia, cioè non si vede, ecco, un pensiero di pace che venga salutato come benedetto c'è troppa aggressività anche qui, ecco, anche nel nostro paese, troppa violenza, troppa reattività istintiva, e quindi parlare di pace sembra che sia una parola poetica, ecco, cioè nel senso di retorica, e tanto più in certi paesi dove se tu dici pace già lì vuol dire che offendi qualcuno, perché stanno facendo la guerra con le armi che costruiamo anche noi, non è che... E quindi io non so come dire questa cosa, perché io mi ho fatto il proposito di non parlare di questo argomento, perché mi sono reso conto che qualunque parola si dica si offende qualcuno, e non, questo vuol dire che poi non è che si risolve il problema. Perciò io non so cosa rispondere, ecco, l'unica cosa che posso dire è questa, che credo in Dio, ecco, e credo nella promessa di Dio, e perciò io dico, dobbiamo pregare per la conversione nostra e di tutti. Io non vedo in questo momento, non sono in grado di proporre niente e di anzi neanche di dire qualcosa. Io invito a una preghiera, cioè solo Dio può entrare nella testa di chi fa la guerra per fargli capire che sciocchezza, che cosa assurda sta facendo. Solo io non lo so, ecco, può darsi che poi la diplomazia, tanti altri fattori riescano, ecco, però se devo essere sincero sono un po' scoraggiato sul dire parole, fare discorsi, documenti, denunce, ecco, sono un po' scoraggiato perché ho l'impressione che siano inutili, che non,
però non so, magari mi sbaglio, ecco. Io non posso permettermi il lusso di non parlare di questi argomenti. Anche io, quando parliamo di giustizia e di pace, c'è sempre qualcuno che non capisce, che insomma, può essere occasione di divisione e di solitudine e di incomprensione, ma non si può non parlarne. Da noi giustizia, pace non sono parole astratte. Dietro queste parole ci sono situazioni concrete dentro le quali la comunità vive, concrete e drammatiche e conflittuali, di ingiustizie profonde. Penso a quello che sta vivendo la popolazione palestinese, popolo palestinese da decenni. Ecco, parlare della loro situazione ferisce altri sicuramente, ma non puoi non farlo. Quindi insieme alla giustizia e alla pace io aggiungerei due altre parole che per noi sono... Per me, personalmente, sono necessarie e che comunque sono molto difficili: verità e perdono. Ecco, parlare di giustizia significa avere il coraggio anche di dire la verità. Noi non potremo risolvere il conflitto, ma abbiamo bisogno anche che, io ho bisogno, e la mia comunità più, ha bisogno di sentire da me parole nelle quali riconoscersi e che devono essere dette nella verità. Però se parli solo di verità dentro situazioni così drammatiche senza il perdono, è come mettere qualcuno all'angolo. Dire la verità, non so, dell'occupazione, ecco, significa, se parli solo di questo ma non c'è anche un desiderio di andare oltre, di voltare pagina, di risolvere la situazione, allora significa mettere l'altro nell'angolo. Quindi verità, parresia, ma anche desiderio di riconciliazione, di perdono, di ascolto, di incontro, sono parole, ripeto, molto difficili. Per noi cristiani la giustizia, l'espressione della giustizia più alta è Gesù sul Calvario, la croce, perché pretendere la giustizia, cioè di mettere le cose sullo stesso livello senza il desiderio di perdono, significa creare altre ingiustizie a volte, insomma, ecco. È un discorso molto complesso, adesso qui l'ho un po' semplificato troppo, ecco, però ecco, da noi una Chiesa che non parla di giustizia, che non propone prospettive di pace e che allo stesso tempo non è capace di dire una parola di verità su quello che la tua comunità vive, è una Chiesa che viene meno al suo dovere di testimonianza. Bene, abbiamo parlato stasera di due realtà ecclesiali, Gerusalemme e Milano. Abbiamo poi approfondito quello che è la vita cristiana in queste due realtà, e poi abbiamo anche considerato qualche elemento importante di questa presenza che la Chiesa ha nel mondo. Io non so se ci sono le domande. Sì, ma allora qualcosa abbiamo, facciamone una o due, sono le 9:20, dunque abbiamo fatto un'oretta e un quarto, facciamo qualche domanda e poi possiamo concludere. Allora, mamma mia. Allora, qui c'è una domanda, infatti sono in tre, che può essere interessante. È vero che abbiamo parlato di due realtà ecclesiali, due chiese particolari, poi ci sono qui due domande che fanno riferimento al rapporto che c'è tra due realtà ecclesiali in diversi
posti del mondo. Allora, in concreto la domanda dice: che cosa può fare la Chiesa Ambrosiana per la Chiesa a Gerusalemme? Sappiamo che tutti siamo legati a Gerusalemme, alla Chiesa Madre, alla Chiesa Apostolica. Il Cardinale parlava del Calvario di Gesù, ecco, che dà la vita per noi. Allora, come possiamo parlare, ecco, di questo rapporto tra Gerusalemme e Milano? Magari qualche idea, qualche cosa che si può fare? No, tutti i cattolici lombardi amano Gerusalemme, cioè tutti desiderano andare a Gerusalemme, ci sono gruppi di persone che fanno di Gerusalemme e dell'aiuto alla Chiesa di Gerusalemme il senso del loro associarsi, come i Cavalieri del Santo Sepolcro, come gli Amici della Terra Santa, come la colletta che facciamo il Venerdì Santo, cioè noi come chiese occidentali, ma io non le conosco molto le altre, conosco la Chiesa di Milano e devo dire che questo è una cosa, una grande generosità c'è verso il patriarcato, quindi questa è una prima cosa che si fa. Poi i pellegrinaggi, come ricordava il Cardinale, sono una delle pratiche, diciamo, religiose più abituali, certo che hanno gli alti e bassi dovuti alla situazione politica, però non so quanti di voi sono già stati in Terra Santa, non so se volete alzare la mano, vediamo quanti, ecco, quasi tutti. Mamma mia. Quindi è per dire quanto amiamo la Terra Santa, quanto andiamo volentieri, ecco. Poi c'è un rapporto di un po' più magari specifico, no? Di persone che vanno, no? Quindi adesso io non so tutte le cose, però a Betlemme c'è una comunità di suore che assistono dei disabili e che è sostenuta dai preti che vanno, fanno gli esercizi lì da quelle parti, ecco, adesso naturalmente è un po' più difficile, però ecco, mi pare che c'è un grande amore per Gerusalemme, per la Chiesa di Gerusalemme. Ci sono studiosi che, appunto, italiani, milanesi che studiano, hanno studiato, che sono andati là per un periodo, per approfondimenti, non so, qui c'è anche, ho visto in giro Pier Francesco Fumagalli che è uno dei grandi cultori della lingua ebraica e della cultura e che favorisce anche l'incontro, insomma secondo me c'è molto, cioè la comunità ambrosiana ha un grande affetto per la comunità di Gerusalemme e fa quello che può, fa molto, ecco, e naturalmente non riusciamo mai a pagare il debito che abbiamo per Gerusalemme, perché da Gerusalemme abbiamo ricevuto le scritture, abbiamo ricevuto il Vangelo, abbiamo ricevuto la testimonianza su Gesù, quei posti che i turisti, i pellegrini, i monaci vanno a visitare, ci danno la cosa più necessaria che c'è, ecco, quindi Gesù, ecco, la testimonianza di Gesù, Gesù è nato lì, è morto lì, ha parlato lì, e quindi non so, ecco, non è uno scambio di cose alla pari, però mi pare che ci sia veramente un legame profondissimo, ecco, tra le nostre due chiese. Confermo che la Chiesa di Milano è una chiesa molto presente storicamente, ma anche con tante attività che Sua Eccellenza ha presentato molto bene. Ma io mi chiedo anche, stando a Gerusalemme, perché è vero, tante chiese contribuiscono, sostengono la Chiesa di Gerusalemme, ma cosa può fare la Chiesa di Gerusalemme per le altre? Ecco, anche noi forse dobbiamo chiederci cosa noi possiamo fare, cosa possiamo dare, come possiamo contribuire alla vita della Chiesa universale nel mondo. Credo che Gerusalemme nel suo piccolo, con tutti i nostri problemi che abbiamo, ecco, siamo uno spaccato di chiesa locale universale allo stesso tempo. Sua Eccellenza prima diceva che la Chiesa di Milano è una chiesa dalle genti, che sta avendo una componente sempre più pluriculturale, plurilinguistica e così via, eccetera. Ecco, per voi questa è una novità? E il contatto con le altre culture e anche religioni sta diventando in realtà
concreta anche qui a Milano. Ecco, per noi questa è, fa parte della nostra storia da sempre, da secoli. Ecco, e forse noi su questo possiamo, non dico insegnare, ma possiamo però, forse dovremmo chiederci come comunicarlo questo in maniera adeguata, ecco, possiamo aiutare a comprendere come vivere dentro queste tante sfide che la modernità sta portando, con la nostra piccola esperienza di una chiesa molto piccola, però che vuole avere rapporti, deve, ma anche vuole avere rapporti aperti con tutti, dunque quindi cordiale, ma senza essere allo stesso tempo rinunciatario. Ringraziare anche voi della vostra presenza.